Eccolo là. Ok. Si fa l'appello, Poi abbiamo Angelo. eh. Ehi, Manuel, come stai? Presente. Poi Eccolo. abbiamo Liberti. Presente, Liberti. presente. Da quanto Ok, poi tempo, abbiamo Manuel? Come stai? Serpico. Presente, presente. Lu luce sempre, cioè. La Poi. finanza di forse l'ordine. Ele. Come si chiama? Non ho Dov'è capito. Raffaele? Presente. Eccolo qui. Eccolo. Ok. Tutto a E posto, tutto a posto. invece ragazzo dei carabinieri. Marco Comolli, presente. Marco Comolli, piacere, io Piacere. sono il questore Piacere. e non abbiamo ancora avuto modo di presentarti. Cosa? Non lo so, Angie, cosa faremo oggi. Ok, riposo, riposo. Va bene, allora Aspettami. ragazzi, Marco, ti do Sì. del tu, quindi rimani a disposizione No, se no, dovesse non mi puoi arrivare dare del tu, non mi qualcuno, puoi dare. ovviamente così formate subito una norma. Non mi Sì, puoi dare del per tu. adesso rimani in... cosa sei? Bravo, Lima? Sì, bravo, bravo. In bravo, ok, Allora rimani in rimani bravo. bravo e ci dai supporto a noi, comunque sia, rimaniamo tutti nello stesso canale radio, canale Guarda, 1. per forza deve andare Mi da solo, raccomando, che possiamo. controllate tutti Cioè, il non possiamo fare cinturone, che abbiate taser, altrimenti. pistola, manette, chiavi manette, eccetera. Va bene, ci avete tutte le manette, Marcuccio? chiavi manette, Non lo vero? so. Sì. Ok. Tu, L'altro Marco, esplosivo ce ce l'hai? l'abbiamo Sì. indietro? Carabinieri No. forse non sanno di questa cosa. Ok, allora praticamente dobbiamo avere nelle nostre tasche sempre le manette, le chiavi manette. Che cosa? Perché altrimenti cosa succede? Che ieri ci siamo trovati in una situazione che non sapevamo più come togliere le manette a dei Praticamente, personaggi. se io ammanetto io, se va il collega non può smanettarlo. Ci devo stare per forza io con le mie chiavi. Invece, se avete le chiavi voi, potete smanettare qualsiasi persona ammanettata. Perfetto. Ah, ok, non lo sapevo. Ok. Ok, Non quindi lo so, in Manuel, caserma ancora penso che non lo lo so, troverà, ancora no? non lo Sì. so. Questa cosa Appena ci dobbiamo sarà ancora un chiarire tutorial che potrà bene. aprire, Ma tu parli del l'armeria Blitz? te Non ho capito, del Blitz che sfocia lo in troverò. Ok, game? se no te le diamo noi qua, se Qua sul no canino, se le qua. vuoi non è un problema. Se ci sono Marie per averle proprio, visto che Vabbè, sono in servizio. c'è Serpico, Allora, c'è. qualcuno che fa la gentilezza un attimo di dargliele, che Io lo poi so le perché lui è prendo. qui, Penso lo ci sia. so. Ok. Ok, te le Capito? porta a Liberti, va bene? Bastardo, Sì, va sapevo. bene, va bene. Ok, queste vanno tenute sempre in inventario. Considerate che poi nelle prossime sere faremo qualche corso pratico, ok? Quindi come si fa la triangolazione, come Aspetta, si fare una usa il cosa a taser, Serpico. l'uso della pistola, e come ci si approccia al cittadino, come si ferma la macchina, come si ferma la macchina in ambito repressivo o in ambito preventivo, perché voi sapete che ci sono Aspetta, due fare una modi, cosa a no? Serpico, un attimo, un Quindi, attimo. se c'è la commissione di un reato, si fermerà in un certo modo. Se non c'è commissione di un reato, ma devo fermare una macchina, si fermerà in un altro modo. Serpico, aspetta. Serpico. Sì, ieri sì. Ok, sta Bella arrivando vittoria. Bella Liberti. vittoria ieri. L'Inter che ha dimostrato. Giocato bene, giocato bene. Però no, però non è finita. Non è finita. Dice questo, Ci sono Presidente? altri 90 Nella minuti. metti in Sì, scarpe, mi dica. incredibile. Ok, a posto. Grazie. Sì, stavo un attimo facendo Metti in i miei scarpa? pensieri. 5. Vabbè, User joined your Angemo. channel. Buonasera ai tuoi pensieri. Mo. Tanto buonasera, buonasera. Passa. Raga, come mi sentite? Mi sentite bene l'audio, il microfono? Perché ogni tanto l'audio si è sminchiato. Maledetto. Ok, allora. Siamo partiti. Oggi stradale, Jay. Sì, Quanti sì, sì. siamo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Due volanti e una prevenzione, giusto? Esatto, sì. Volante, Allora, volante. io invece questo rifacciamo la stradale, stasera facciamo un po' di pattugliamento in autostrada. Poi direi, allora, Liberti Oh, mi va in Nico! prevenzione con il ragazzo Nichecco, grazie mille per i Salvatore, 50 bit. vero? Grazie mille, caro. Stasera ti E osservo, pure io ti osservo. decidi tu chi far venire con te. Prendo il Messina. Non lo Messina? so, vedo il User Volvo, joined vediamo, your channel. vediamo, Allora, Messina, Angie. Liberti e Salvatore. Va bene? Ok. Va bene.
Stradale, invece ma nel senso della Serpico stradale sul e Giorgio. Raffaele invece fanno Serpico. la Duomo. Sì, sì, Va sì, sì. bene, va Sì, a quello bene. mandalo proprio a quello alla Duomo. Lo manda la Duomo? Sì, mandalo perché oggi non lo voglio vedere Va bene. proprio. Non lo voglio vedere. Oh, Nichecco, grazie mille ancora. No, Nichecocco, grazie mille per i 95 bit. Questi 45 e 50 di prima, grazie mille, caro. Va bene ragazzi, allora intanto posizionate le macchine qua C'è solo un belle, che carabiniere, voglio vedere il purtroppo. Aspettate caricamento, che come lo fate. prendo la Vabbè, io prevenzione. intanto prendo la macchina. Ragazzi, spostatevi da qua però. Ok, spostiamoci Questa da cosa qua. ci fanno secchio. Oh. Oggi Devo sono un mettere la macchina carabiniere, qui, sì. apri un attimo gli sportelli che Sì. facciamo il caricamento. Va che ce l'ho fatto io il caricamento. Hai già fatto tu? Beh, manca solo un gap e basta. Mo' ti faccio salutare, guarda. Vai, manca solo un gap, eh. Non so se hai visto il giornalino. Sì, ho visto. Marco, saluti, è quarta, è forte. Sta Ciao, quarta. Just Be Cult. Non so se l'ho detto giusto, Manca solo un Just. gap? Ce l'ho Sì, manca io. solo un gap. Questo dai, è No, ce quarta, è l'ho io. fora. Cioè, quarta. Ti fa tutta, visto. Mettilo. Del resto ci sta tutto, eh. Hai visto il giornalino, Liberi? E Liberti? quest'ora è arrivata una chiamata qua. Hai visto Sì, Liberti? ho visto. Dobbiamo Ma andare. tu hai capito in Vabbè. che civico? Sì, è stato mandato dalla segnalazione. Da dove lo vedi? Dal telefono? No, io già ho premuto, cioè nel senso è arrivato User e mi ha left your messo il channel. civico già. Ah, Ce l'abbiamo impostato sulle auto già. Ah, Antonio sì, posso. Nio, Ok. Allora ciao andiamo. caro, ciao. E Vogliamo recuperiamo andare? l'M12, Sì. Sì, M12, gap e tutto. Ma vuoi portare tu? Vuoi portare tu? No, vai tu. Aspetta però, mettiamoci il gap Sempre. e il PM12. Di già? Con voi, No, eh. no, Ciuffi non è con noi. Con noi, con noi. No, con te Ah, c'era allora prima. là, capito. Abbiamo Salvatore noi. Vado. Noi è Ne Salvatore. prendo tre. Sì. Ah, ok. Sì, però. Usa. Ma me lo monto io il PM12? No, tutte e due, però. Tutte e due? Ok. Sì. User left your channel. Ma mettiamoci tutti nelle selettive giuste, per favore. User Oh, mi sposti aspetta, tu. però, aspetta. Sì, ti sposto io. Allora, ragazzi, è arrivata una comunicazione. Non User so se avete left your letto nel channel. giornalino cosa è arrivato. Ok. Ciao Unito ragazzi, buonasera. 195, grazie del follow. È arrivata una comunicazione, quindi dobbiamo correre, ragazzi. Correre. Dobbiamo correre. Ok, c'è anche la lì, c'è Bravo, poi siamo. Prevenzione 7, volante Duomo. Buonasera Vasco, buonasera Jacopo, come Lima, stai? ci raggiungi? Siamo. Bravo, mi Ciao dicevi? Yosh. Ciao Sì. Yosh. Bravo, Bravo, allora allora fai fai una una cosa, cosa, quando quando arriviamo arriviamo dal dal civico, civico, fai fai dei giri di lato, vediamo un po' se c'è qualcuno, controlla i tetti in queste zone. Andiamo con la Skoda. Bro, Andiamo con la Skoda. comunque vada, ti voglio bene. Anch'io, bro. Prevenzione 07 si reca tutti, ma quando si chiede contro La chiamata, ragazzi, è rapina. Lei ha ricevuto anche pattuglia tanco della stradale, si dirige alle vittime. Abruzzo, Yosh. Avete bisogno anche della Duomo o sono in città o c'è più No, Duomo, avvicinati per favore. Ok, sapete da civico cortesemente. Veramente, grande Osho! Civico 2013, 2013.
Occhi aperti, ma che andiamo qua, questo. E cerchiamo di arrivare tutti insieme. È un po' lontana sta rapina, sì. Che piano, dici? Rallenta un pochettino? Rallenta un po'? Grande, no, 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 da domani, Dario, da domani. Bro, rallenta sì, un po'? Sì, sì, rallenta, rallenta. Dopo in autostrada. Ok, raga, aspettiamo anche l'ausilio delle altre unità, ragazzi. Non ti ferma qua nel mezzo, bro. Ah, ah, ok, bro, ho capito cosa dovevo andare. Come hai fatto a entrare qua dentro? Come cazzo ho fatto? Non lo so. Aspetta. Metti tipo saltellata l'auto, aspetta. Aspetta. Ah, okay. Non so il perché. Ah, raga, problemi di occhi. Problemi di occhi, ragazzi, problemi di occhi. Mi è saltellata la macchina, problemi di occhi, perdonatemi. Sì, sì. Cioè, meno di occhi. Mi è saltellata la macchina all'improvviso, che cazzo è? Sì, sì, passo di qua. Ragazzi, fermiamoci 800 metri prima, Vai piano, bro, vai piano, vai piano, vai piano. Vai piano. Vai piano, bro. Ok, non lo so, raga, mi è saltellata la macchina, non lo so, io stavo a guidare. Sì che c'ho problemi di connessione, quindi, raga, ogni tanto mi fa una bottarella, ma non so come ho fatto a scavalcare. Ragazzi. Sì, 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 sì. Allora, però tu, allora, fai una cosa, siccome sei da solo con la moto, devi fare solo dei giri intorno, esatto. Se vedi qualche movimento strano, ce lo dici, ok? Tanto ieri sera c'era anche la rapina, dove c'era anche ma come cazzo, sono Martino, pilota Formula 100. Okay. Se vedi qualche movimento strano, qualcosa, allora ce lo dici. Però non stare là che davanti, pilota, è pericoloso, capito? Sì, sì, va bene, va bene. E senza aver fatto danno all'auto, ragazzi. Cioè, questa è una gran cosa, senza aver fatto danno. Non ricarica la pistola. Ok, vieni qua. Vai da... Vieni qua. La rimetti in mano. Quando le vuoi? Bravo, tieni al 2022. I proiettili hai preso quelli giusti? Munizioni pistola. Ok. Non so, sono ancora nella scatola. Chi sei? 24? Mi devi portare sì. USA. Ah, ok. Ok, ok. Ok, aspettiamo la doma e poi già. Ciao, allora, vice. 800 metri. Dimmi. Ci parli tu, eh? Ci parlo io? Ok. Sì. Ok, ci parli tu, poi vediamo Nicche, cosa fare. Oh, Nicche Cocco, grazie mille per ancora per questi 95 bit. Quindi... Grazie mille, caro. Vediamo come troviamo la situazione. Se sono grazie, Sceva, grazie, caro. Va bene, ci parlo io, allora. Ci comunico io, dai. Ok, perfetto. Vediamo se hanno ostaggi, almeno, all'interno. Sì, sì, sì. Ragazzi, come dicevo prima, Natural Vision. Sì, sì. C'è anche lì mancata del servizio. Allora, falla appoggiare, bene, appoggiare lì. Sì, vieni al 2022. Così state in due, capito? Serpico. Allora, raga, mi sentite? Sì, sì, sì. Allora, una cosa chiamo tutto Serpico, porca troia. Vediamo quanti sono. Se siamo noi in superiorità numerica, chiaramente dettiamo legge noi, è lì, ok? Considerate che lì, sì, cioè, dobbiamo fare in modo che loro escano con le mani in alto, basta. Cerchiamo, allora, non c'è contrattazione che tenga. Posso dire, chiaramente non sono di più. Posso dire una cosa, questo, scusa che ti interrompo. Vai, vai. Raga, cerchiamo di avere gli occhi ovunque. Se vediamo qualsiasi movimento al di fuori, dobbiamo metterlo in stato di fermo. Ok. Quello che qui in zona interdetta. Sì. Basta, allora, se vediamo tipo, ne so, qualcuno lì sopra, dovete andare lì e metterlo in stato di fermo. Ok? No. Perché se no rischiamo che ci fanno da dietro, ve lo dico. Allora, bravo lì, ma mi raccomando, guardate bene la zona. Sì. Non state lì, guardate bene. Come vedete qualcosa di strano, ditecelo subito. Angie, tu, tu che fa? Ok. Allora, andiamo avanti noi e poi a seguire la zona. Ok.
Aspetta, però la piano. Ok, occhi aperti. Sì. Oh, buonasera. Mi sentite? Polizia, mi sentite? Polizia, mi sentite? Polizia, mi sentite? Cioè, stanno a fare una cacciata, non mi sentono? No! Certo, certo. Vieni sul Discord. Mi sentite? Polizia, sono il vicequestore vicario, buonasera. Mi sentite? Ragazzi, non c'ho nessuna risposta di comunicazione. Forse sono scappati. Che dici, ci vogliamo organizzare e provare a entrare? Sì, sì, sto bonificando dietro. Allora faccio un ultimo tentativo. Signori, mi sentite? Buonasera, polizia, vicequestore vicario, mi sentite? C'è qualcuno all'interno? Negativo, no, non ho nessuna comunicazione di risposta. Ok, allora bonifichiamo l'interno. Appena pronti, eh. Tu a destra e a sinistra. Libero. Libero. Allora, ho raccolto il bottino. Avevano lasciato la valigetta per terra. L'ho raccolta. Come sono passato, stava vicino alla cosa. Sono scappati. Forse si sono pentiti. No, forse sono scappati, sì. O forse sono qua nelle vicinanze. Non lo so, però io ho raccolto la valigetta, stava qui per terra. Magari sono nelle vicinanze, aspettano e ci allontaniamo. Ormai i soldi li ho presi io, cioè, no, no, se certo, torno, però magari se torno li prendiamo lo stesso. Aspetta, fammeli mettere dentro una valigetta. Dove era? Sono scappati, raga. Mannaggia miseria. Ok, la zona 2013 sembra che non ci sia nessuno, Io c'ho il bottino qua. Ho trovato il bottino dietro. Ah, sì? Sì, sì. Ma non l'hanno portato? No, l'avevano lasciato dietro uno scaffale. Come sono arrivato, ho visto la valigetta per terra. Ma? Secondo me ci hanno ripensato, forse, può essere. Si sono pentiti. Si sono pentiti, l'hanno lasciato adesso scappate. Può darsi. Vabbè, allora, facciamo vado a mettere dentro la macchina, i soldi. Sì, vado a mettere dentro la macchina che dopo li prendiamo l'impronta digitale. Raga, mi sono trovati i soldi là, quindi... dopo ragazzi ve la passo la mod grafica se la volete, diciamo, è bella reale, sembra tranquillo, per cui insomma può darsi che sia stato un tentativo, poi dopo ci hanno ripensato. Scusi, vogliamo fare una cosa, vogliamo fare un giro di perlustrazione dell'intera area? Sicuramente lo facciamo, certo, lo scappo, sì, col bottino, raga. Adesso giriamo un po' intorno, bene, vediamo se c'è qualcosa di strano e poi ci risentiamo. Va bene, dai. Mi segua, bravo. Vogliamo andare a sinistra? E segui la mossa. Vai piano, vai, sì, qua, sì. Vai qua a destra. No, qua a destra non ci puoi andare, no? Vai dritto. Tu dici che stanno qua intorno, ne dubito. No, ma ormai non ci saranno più sicuri. Peccato.
Vabbè, torniamo. Vogliamo andare in autostrada? Ma non lo so, Anci, non lo so. Non lo so. Lo portavo tanto tempo fa, ma... Sì, ma sono con Bravo, è la zona 1020, passeria, tutto qui. Ok, allora... Allora, ora prova a girare qua, guarda. Va bene, ricevuto. Continuiamo a girare, facciamo un altro giretto di perlustrazione e poi torniamo a normale attività. Oddio, non lo so, Jacopo, potrebbe, ma... Ne dubito, però potrebbe. Scusa collega, faccia caso. Qui Lima, sono al benzinaio dove è avvenuto il tutto e ho un'auto che fa rifornimento, procedo a fare il controllo. Sì, sì, assolutamente, certo, procedo a fare il controllo. La zona fermata qua, benzinaio qua. Non lo so. Al 2013. Ah, di là, ok. L'ho messo al punto, bro. Ah, vogliamo andare a vedere? Sì, sì. Oi, Lollo, grazie mille per il follow, benvenuto. Tu dici che può essere... Peccato, ci è scappato. La Domo è a 1 chilometro nel caso dal punto della Latina, non bisogno di tutto. Peccato, ci sono scappati. Secondo me ci abbiamo messo troppo a intervenire, secondo me, troppo a intervenire. Non è che ci abbiamo messo troppo ad intervenire forse, Marco? Secondo me sì, ragazzi. Secondo me ci abbiamo messo talmente tanto ad intervenire. Ah, scusami, cioè mi ero mutato. Tranquillo. Secondo te ci abbiamo messo un po' troppo tempo a arrivare, secondo me? Ma ascolta, il discorso è questo, che se c'era uno ostaggio noi ci dovevamo un attimo preparare. Vabbè, alla fine non c'era nessuno ostaggio, per cui meglio così. Cioè... Poi hanno lasciato tutto là, ancora meglio. Sì. Noi, visto che abbiamo finito qua il controllo, andiamo di nuovo in caserma e diventiamo la norma. Ma non lo so. Bene, ottimo. Va bene. Sì. Una volante in più. E esatto, il fermo di bravissimo. Questo invece? Riposo. No, doveva fare anche il colloquio della polizia, quindi abbiamo controllato, fuggitore, doveva fare solo benzina. Ok. Bene, a posto. Tutto in regola, va bene. Va bene, ok. Allora, appena siete in norma, poi comunicate l'uscita, va bene? Certo. Ok, a dopo, riposo. Allora, Matt Borello, di solito non rispondo mai a questa domanda perché mi sembra un po' una cazzata. Fai player che deve fare, giusto per giocare, per divertirsi. Noi non cerchiamo 1000 player per poi giocare. Allora, noi tutti siamo tornati player giusti per giocare bene. 2013, sembra tutto a posto, tutto regolare, anche il tizio che hanno fermato, insomma, controllo copie e negativo. Sì, riprendiamo il normale servizio. Ok, normale servizio, ragazzi. Quindi torno verso la tua strada, allora. Ciao, sì. Finoc. Anche la Duomo riprende il normale servizio. No, Feltec, siamo in tre, Feltec. Ciao, Ciccio. Thomas, ciao Ale, ciao Vegel. Ciao Ale.
Alex Fortu. Ma adesso sei delle comunicazioni, che delle sirene. Anch'io. Sono una combina quelli. Ma che ne so. Ma boh, comunque hanno lasciato tutto l'anno, lasciato. Ah, eh sì, io mi sono trovato sta valigetta portata in mano. Bravo, Elima, quando rientro in caserma per diventare nuovo 37. Bene, ricevuto. Ciao, Pietro. Sono già avanti. Gisel, ciao Gisel, com'è? Andiamo verso, verso la città? Sì. Raga, peccato, porca miseria, ci è scappato. Ci è scappato questi. Porca miseria, siamo. Infatti che dovevamo preparare, ragazzi, dovevamo preparare. Oh Nico, scusami, dicevi? Dovrebbe uscire tra poco, Jacopo, tra poco. Dovrebbe uscire tra poco. La Skoda fa onco. Ma non è vero, Jacopo. Ma guarda che qua ha fatto, qua oggi ha buttato l'acqua, ragazzi, pazzesco, pazzesco, ha buttato proprio buttare l'acqua, Cioè, ragazzi, ha buttato l'acqua oggi qua, porca miseria. Pure da me ha piovuto. Ci allaghiamo, la barchetta ci vuole. Perché avevi la bacchetta dietro la macchina, la portavi. Andiamo a prendere la Volvo, dai. Andiamo a prendere la Volvo? Sì. Ok. Il Volvo è un po' lento però, È lento? Un pochettino sì. Cos'è che è un po' più veloce? Questa e la BMW. La BMW 530. Abbiamo la BMW se no. Ma 530 non è che mi piace molto. Parcheggiala qua, dai. Parcheggiala qua. Mettila. Avanti? Sì, tante cose, sì. È arrivata qualche notifica su applicativo per caso, perché qua mi segna di nuovo il CV politico. No, che io sappia no, adesso sento vicequestore. Ma ti risulta qualcosa? No, a me non mi risulta niente, perché? Bene, ricevuto. No, a me non mi risulta niente. Nell'applicativo ti risulta. Nell'applicativo? Fammi vedere. Direttorale 70 entra in servizio con tre operatori. Ma a me non mi risulta niente. Non mi risulta niente a me, sinceramente. Vabbè. Quindi andiamo di Volvo? Dal Volvo all'inseguimento di un'auto. Un Audi A6. Andiamo. Andiamo. Va bene, ricevuto. Inseguimento. Metto il punto. Vai. L'uomo dalla prevenzione. Civico?
Volvo è bellissimo, ragazzi. Arriviamo. Il trevativo sta tornando verso città? Ok, bro, vai piano qua, vai piano, mettiti qua. Fermo. Che macchina era? Audi A6. E so con le sirene. Va bene, noi qui dalla Tango siamo fermi qui in autostrada, direzione sud. Quindi sta andando in direzione sud? Sì, direzione Pantuomo dal carcere. Eccoli, vedo. Sì, direzione sud, ok. Va bene, aspetta un attimo. Aveva un bauletto installato su... Non abbiamo visto nessuno, Io non ho visto nessuno passare. Cioè, io non ho visto nessuno passare. Dove l'avete visto l'ultima volta? Cellerini, non lo so, raga, vediamo. Dove l'avete visto l'ultima volta? Noi l'abbiamo intercettata al distributore prima del 3031. Capito. Quindi quella. Prima del 3031? Quello dopo il carcere. Ci stava venendo quasi addosso perché era velocissima, proprio a folle velocità. Controvano anche, tagliando la curva. Ho capito. Il 8 nord sta passando un po' in moto con la maglia rotta. Eccolo. Visto? Cos'era? Una moto. Motocross da... Cazzo è andato? Ma è scappato poi già. Cazzo è andato, ce l'abbiamo perso. Secondo me è entrato un qualche stradina. Vabbè, tu continua, vediamo un po'. Piano qua, Sì. Sono pilota, so, c'è il pilota a fianco a te, ti sei preoccupato. Sì. Ogni volta che dici sta frase qua. Niente, abbiamo perso. Aggiornamenti. Chi è questa piazza? Stiamo portando altre tre strade. Che ci fa qua a piedi? Il soggetto è stato fermato, siamo preso come? 3.30, cioè 3.29. Non ho capito, scusi. Delle persone prima mi avevano preso. Che avevano? Non ho capito. Mi avevano preso. Preso? Chi l'aveva preso? Chi l'aveva preso? Non lo so, dei criminali. Ti ritrovo la 70 con vecchio. Dei criminali? Sì. Deve essere... facciamo una cosa, un attimo di recap, perché qua veramente non ci sto capendo. Allora, lei a piedi qua perché? Perché mi hanno preso dei criminali e mi hanno portato fin qui. Ok, allora facciamo una cosa, adesso lei viene in questura con noi e ci spiega un attimo cosa è successo. Salga. Va bene. Allora, prima di salire dobbiamo un attimo controllare se ha qualcosa addosso. Sì, certo. Ok, ti giri per favore gentilmente. Cioè, sta cosa non chiara, stava correndo. Dei tizi mi hanno preso. Ma chi l'ha preso? Scusa, chi li ha preso? Sente. Scusa. Sì. Si giri verso la macchina lì. Così. Si giri. No, la vedo sempre rivolta verso di me. Guardi, così si deve mettere. Guarda, così. Così. No. Per caso era a bordo di una macchina nera? Io l'ho visto a piedi. No, l'abbiamo visto a piedi che correva qua. La macchina nera che inseguivamo noi era da laggiù. Gli alieni. Laggiù l'abbiamo incontrato. Sì, vabbè, tanto signore, come si chiama lei? Come si chiama signore? Come si chiama? Ha fatto puff.
Però ragazzi, non lo so, questo dobbiamo vedere perché si potrebbe collegare a alla chiamata di prima, quindi vediamo. Tu Serpico dicevi che hai visto una macchina nera là. La macchina nera che seguivamo noi arrivava dal distributore che sta laggiù praticamente, ci ha tagliato la strada da là. Adesso lo farò giro col collega dietro di noi il distributore. Ma quindi loro stavano... Noi eravamo fermi a quel distributore, siamo andati avanti, cioè c'è uscita là poco più avanti. Sì, ragazzi, ma mi fate capire, ma la macchina è uscita da qua dietro o dal distributore? No, arrivava dal distributore al civico. Ciao Marco, it's Marco, ciao caro. Il distributore lì era. Ah, ok. Noi secondo voi questo tizio abbiamo fatto rifornimento e stavamo andando là verso la banca. Non lo so, questo può essere. Se vado a fare un giro, andiamo se... Beh, aspettiamo un attimo che se riapre gli occhi. Aspettiamo un attimo. Ha detto che dei tizi l'hanno preso, non vorrei che sia collegato, perché comunque qua vicino. Ho conta detto che... una cagata che è molto probabile. Esatto, perché comunque qua vicino non ci vuole niente arrivare alla banca, al negozietto. Quindi. Volevo provare a fare un giro là dentro io, magari. Lì dentro? Vai. Andate. Date quella Duomo, vai. Appoggi. Andiamo noi alla televisione anche? Andiamo pure noi? No, fate mandare la 37. Cos'è? La 37? La 70. La 70, vai. 70, andate anche voi. Però è strano che questo stava correndo qua tutto solo, a una zona molto... Qua è una zona molto. No, ma c'è molto dubbio. Sì, no. sì. 100%. Vabbè, aspettiamo se torna. Senti una cosa, Libe. Sì. Ma il collega? No. Abbiamo messo stata facendo. No. Era qua. Però prima li voglio controllare i documenti, Certo, ovvio. Sì. Li controlliamo i documenti che abbiamo. Guarda come abbiamo tutto qua per fare i verbali. Abbiamo i fogli, i moduli e il computer. Hai preso il tablet? Stava sotto carica, sì. Te l'ho messo sotto carica. L'ho visto, sì. Ecco il signore. Ok. Signore, si può venire qua per favore? Venga qua un attimo, lei. Vada lei con lei. Signore, puoi venire qui dietro alla macchina, per favore? Forse sta sistemando la voce. Santa, questo è peggio di Mimmo Pippo, signore. Peggio di Mimmo Pippo. Vada. Signore, venga qui. Qua, dietro qua. Ok, venga qui. Mi dà un documento, gentilmente. Sì, subito. Così vediamo chi è, come si chiama. Così vediamo se sta schedato nel nostro... Alex Ferrari, quest'ora si chiama. Cerco io, cerchi tu. Ma è uguale. Cerca nel sito. Allora. Il signore che poco fa abbiamo trovato la macchina. Ah, del signore, dove avete rinvenuto la macchina? Dove avete rinvenuto la macchina del signore? Vabbè, non sono risposto. Non è che mi è crashato il TeamSpeak, secondo me. Signor Alex, mi sente? Signor Alex? Scusa, il TeamSpeak è morto? Fammi vedere. No, mi è crashato il TeamSpeak, lo sapevo io. Quando non mi sente nessuno, c'è qualche cosa che non va. Aspetta. No. Ok. Sì. Signore, mi sente? Come mai a me mi risulta che il 7 è stato fermato allora? Era già disoccupato. Non so, mi avevano fermato perché... Boh, forse ero passato con il rosso, credo. Non mi ricordo. Ha fatto un'inversione di marcia non consentita. Guida senza patente vengono assicurati. Ah, giusto, sì. Signore, mi sente, signor Alex? Sì. Che macchina lei? È una Giulia rossa. Una Giulietta o una Giulia? Credo Giulia. Madonna! Giulietta. Madonna. Giulietta, sì. Giulietta. Allora, signor Alex, che ci faceva a correre qui in mezzo alla strada? È qui pericoloso? Stavo tornando in città. Ma perché stavo tornando in città? Perché si trovava qui a piedi? Innanzitutto.
È perché in pratica delle persone mi hanno preso. Quali persone l'hanno preso? Dei criminali. Dei criminali. Ma come fa a sapere che sono criminali? Mi scusi. E mi hanno puntato un'arma contro. Quante persone erano a bordo? Tre. Tre persone. E che cosa gli hanno detto di preciso? Qualche parola che può dirci qualcosa? Cioè, che cosa gli hanno detto? Mi hanno detto di non dir nulla, però. Cioè, perché sennò mi avrebbero cercato di nuovo. Quindi queste persone sanno chi è lei. Ho Sì, hanno detto capito. che entro sabato devo fare, cioè devo fare delle rapine per fare dei soldi e darli a loro. Allora, mo le faccio questa domanda, però mi deve rispondere sinceramente. Sì. A noi ci risulta che è scattato un allarme silenzioso in un negozio qui vicino. Sì, sono Eravate stati voi? loro. Ah, sono stati loro, perfetto. Io ero l'ostaggio. Ah, lei era l'ostaggio. E l'hanno Sì. rilasciata subito? Mamma mia, che scoop, No, ragazzi! hanno Che fatto scoop! un muro che Intanto c'è lì in fondo. quindi praticamente. E dopo perché sono andati via ed hanno lasciato anche il bottiere, hanno lasciato la valigetta con i soldi Ah, c'erano i soldi, non lo so io. lì. E quindi dopo che succede? L'hanno scaricata qui e lei stava correndo a piedi, giusto? No, mi hanno scaricato più indietro al molo. E perché, scusi, non ha chiamato la polizia o i carabinieri in questo caso? Infatti, perché non ha chiamato? Perché avevo Puzza. paura. Se ha paura deve chiamare le forze Ma ce dell'ordine. l'ha il telefono lei con lei? Scusi. Sì, ce E perché non ha chiamato le forze dell'ordine? l'ho. Perché avevo paura che mi facessero di nuovo del male, perché mi hanno detto di non dir nulla. Lo so, però lei deve. Vabbè, lei per paura sicuramente. Vabbè, la capisco, signor Vabbè, ho Alex. capito, per Comunque paura, però no. adesso Però. ci sta dicendo tutto, eh. Sì, perché mi sento sicura. Ricevuto nuovo. Territoriale interrogativo. Va bene, ma la macchina ce la può descrivere qual era la macchina di queste persone? Allora, è un Audi, Audi? nera, con una livrea strana e un Territoriale interrogativo, bagagliaio sopra, sul tettuccio. Cortino. Il caso di chiamata. La Audi targa nera. era graffiata, quindi Audi sarà nera. riuscito a leggere. Sì. Quindi Audi nera con il bagaglio che è sopra il tetto con il bagagliaio, giusto? Sì. Ok, allora un attimo. Allora, per tutti, si ricerca un Audi nera con sopra il tetto un bagagliaio. Ricevuto, allora è la stessa che avevamo beccato noi prima. Esatto, è la stessa. Sì, è quella lì perché ci ha descritto proprio l'auto che hanno usato per prenderlo e per cercare di fare la rapina. Perché la rapina che è scattata prima l'hanno fatta loro, Ricevuto. Vabbè, allora facciamo una cosa, lei viene un attimo in questura con noi, Sì, eh. lei viene in questura. Ok. Allora facciamo una cosa. Vediamo un attimo. Sì, controllate un attimo se c'è qualcosa, giustamente che dobbiamo caricare la Non è che si macchina. metta qua nelle sportelle. Purtroppo non puoi aspettare, aspetta. Non so, raga, mi potrebbe puzzare un po' questo qua, sinceramente. Caratteristica Vediamo intanto. particolare di un soggetto in quel caso, accento strano, Questo. straniero, qualcosa del genere. No, No, accento accento sembra del straniero. nord, sinceramente. Va, Vabbè. ricevuto. Adesso lo portiamo in questura e faremo tutte le ulteriori domande. I pezzi di comunicazione li toglievamo? Ok, la Sì, per il momento toglili. domo alla ricerca del veicolo. Sì, per tutti. Una nota per tutti. Audi nera con sopra il tettuccio un bagagliaio, quindi di colore nero. Quindi la macchina segnato tre persone a bordo. Giusto, ragazzi? Giusto? Ricevuto. Giusto? No, Raga, mi togliete sfugge qualcosa. il Aiutatemi se manipolo. mi sfugge Scusate che non qualcosa. c'ha nulla. Ma. Scusi, scusi. Ma? No, perché sta mettendo le manette? No, sbagliato, Ah, sbagliato. Posso, ok. posso. Che macchina? Prego, può salire, prego. Ok. Raga, posto. Pollencino! Ciao Capito caro, chi razza di era folle. quello,
Ok. E venite, venite anche voi in questura, vai. Vabbè. E così Libè mi fai un attimo il rapportino. Ok. Ub 93, ciao Graro. Ciao ispettore, mo pedala. Mo pedala. Allora, pattuglia tango e prevenzione si dirigono in questura, un attimo per l'identificazione del soggetto e per prendere sommarie informazioni. Potrebbe, anzi, potrebbe. Può puzzare, sì ragazzi, può puzzare perché... Quindi non aveva un veicolo qua. No. Serpico. Cioè, è stato lasciato qua in mezzo alla strada. Sì, esatto. Vabbè, ora comunque andiamo in questura. Però è strano, Ho ricevuto 70. Signor Alex, strano però, eh. Che cosa è strano? È strano che l'abbiano rilasciata così senza motivo. Perché non hanno provato a fare un altro colpo? Cioè, non mi spiego questa cosa. Non lo so. Cioè, no, non mi spiego sta cosa. Duomo, andate voi, Duomo. Tutti siamo praticamente qua alle spalle. E 70, norma 70, date appoggio. Sì, siamo organizzati. In che zona siamo? Ma come parlavano queste persone? Sa, avevano un accento del nord o del sud? Del nord. Uno però del sud. Uno del sud? Sì. Credo fosse tipo napoletano. Infatti, non lo so, raga, mo vediamo. Non lo so. Penso che anche lui sia complice comunque di quella cosa. Quindi praticamente... mi stava dicendo che lei è stato rapito per essere usato come ostaggio. Sì. Però come mai? Però a me sai cosa che non mi convince, signor Alex? Che lei sa troppi dettagli che non deve sapere, secondo me. Oh no, ragazzi, sa troppi dettagli. Cioè, vabbè, tanto dopo gli facciamo anche domande. Cioè, sa troppi dettagli delle cose, cioè, capito? Sì, sono stati loro, sì, l'hanno lasciati là, ma perché siamo andati là, mi hanno lasciato qua. Dove l'avete trovata, Alan? Non lo so, mi puzza un po'. No. Ha detto che si dirigerò verso il 585. No, ci vuole. Ma non lo so. Mette le mod, no, Nerva. No. Bro, mi senti, risulta. Bro? Sì, ti sento, ti risento. Questo mi puzza, te lo dico. vabbè, lo prendiamo a sommare informazioni, tanto. Perché sa troppi dettagli che non deve sapere, secondo me. Poi. Vabbè, potrebbe anche essere vero, quindi prendiamo a sommare informazioni. Quello che ci dice se troviamo l'Audi nera che corrisponde a quello che è... Lo mettiamo nel... Ne prendiamo. Lo mettiamo nello SD. Sì, certo. Va bene. Sì. Adesso tanto c'è Liberty, gli faccio fare tutto il rapportino a Liberty. Bravo, bravo, fallo faticare Liberty. La Natural Vision Evolved in la mod grafica è questa. Ci siamo, signor Alex. Ok. Vado io, guarda. Professore, scusi, sì. C'è il collega che era con noi, quello nuovo, gli ha chiuso gli occhi. E usciamo di pattuglia col collega, allora ci spostiamo volante. Sì, però ora bisogna detenere. Sì, lui sta chiamando la macchina. Sì, okay. Okay. Andiamo in questura. Potete venirci in supporto al 596, così
dobbiamo entrare dentro e fare un giro all'interno. Ricevuto, seminati. Ok, nel caso... Marco, non so se hai letto il giornalino. No. Leggilo. Sì, l'ho letto. Abbiamo con questo possiamo prendere informazioni utili. Al Ferrari è questo qua? Sì. Qui la 70 siamo in arrivo, ma qual è... Lo portiamo sotto? Stiamo facendo un giro alla ricerca dell'auto, siccome ci hanno identificato da queste parti, stiamo provando a fare un giro per vedere... Marco, se, se lo usiamo come esca? Andiamo giù. Ambigui. Non lo so. Che senso? Per attirare quelli della rapina. Visto che mo lo vogliono morto. Siamo verso gli 800. No, aspetta. Vabbè. Ci poteva essere. Era un'idea, poteva esserci come idea. Ok, si metta lì, signor Ferrari. Sì. Si metta lì, grazie. Ok. Mettetevi lì un attimo, io guardo una volta. Ok, signor Ferrari. Tra il cappello. No, ho sbagliato. Volendo ci potremmo mettere anche qua, guarda. Che cosa? Che cosa, bro? No, è che c'è troppo fumo in quella stanza lì. Troppo fumo? Sì. Allora, cambiamo. Bene. No, vengo lì, okay, fermo, okay. Sto arrivando. Allora, Alex Ferrari, giusto? Sì. Quando è nato, signor Alex? Alex? Primo gennaio del 2000. Primo gennaio del 2000, ok. Ok, ci dia un documento, dia un attimo il documento. Sì, lo sì, dia al nostro ispettore. Sì, sì, lo dico all'ispettore. Non lo so, raga, a me mi puzza questo, io non lo so, pure il messaggino al giornalino, non lo so. Non lo so, voglio valutare tutte le alternative, sinceramente, di questo qua. Perché non mi concede due cose, non mi convince. Perché camminava là, perché l'hanno scaricata là, perché sei dettagli. Cioè, io queste cose non mi sto frullando in testa. La sento. Capite? Quello che mi sta frullando in testa, ragazzi, in questo momento. Qui la 70, stiamo facendo un controllo all'osservatorio per vedere se vediamo qualcosa di sospetto. Ha ricevuto, noi siamo più o meno nelle vostre vicinanze. Allora, ricapitoliamo, signor Alex. Sì. Allora, dove l'hanno prelevata questi tre tizi con questa macchina nera? Vabbè, intanto lei sta denunciando un fatto, giusto? Sì. Okay. Allora, mi hanno preso sotto il ponte dell'agenzia immobiliare. Ah, ok. Capisco. Ma e lei che ci faceva lì? Mi scusi, signora Alex. Stavo camminando per andare all'ACI. Ma scusi, ma lei una macchina non ce l'ha? Sì, ma non funziona. È rotta. Ah, quindi stava andando all'ACI per recuperare la sua auto, giusto? Sì. Ok. Allora, aspetta, aspetta un secondo. Sì, vai. Aspetta, mi senti? Ispettore? La sento. Ok. Allora, facciamo una cosa. Ora segnati un attimo su un foglio di carta. Capito. Capito, Anto. Poi dopo me ne passi le riporto in copia. Non lo so, okay. è un po'... Cioè, un po' mi puzza sto fatto. Vedi? Allora. Mettici data verbale 11.05.2023. Data 22.44. Orario 22.44. Cognome e nome della persona. Alex Ferrari. Allora, 11.05.2023, ora siamo 22.45. Esatto. Va bene, sì. Presso gli uffici della questura. Ok. Buonasera, ci presso gli uffici della questura, poi dopo me lo rinvii. Sì, lo sì. Cosa aveva addosso? Veniva sentito a sommare informazioni il signor. Per fare un posto di controllo.
Allora, ragazzi, stiamo memorizzando i dati con il nostro COPE. Come si chiama Alex? Come è tipo un sistema di, il nostro, di tutti Alex i dati, la banca dati che abbiamo noi per le indagini, per qual'altro. E poi, ragazzi, così dobbiamo registrarlo tutto perché questo mi puzza a me. Dobbiamo riuscire a prendere qualsiasi informazione ci dica, qualsiasi cosa dica, ragazzi, dobbiamo usare al nostro vantaggio. Pazzo, potresti farmi vedere il giornalino? Non ho visto il messaggio. Certo, guarda, guarda cosa hanno scritto, allora, ragazzi. Su ecco parte, perché sto dicendo, mi sta frullando talmente tante cose in testa che... Numero di telefono? Signor Alex, il suo numero di telefono? Un attimo. Sì. Aspetti, mi sa che l'ispettore gli l'aveva tolto. Io ce l'ho il suo telefono, ora glielo do. Ok. Segnati il numero di telefono di Alex Ferrari, segnalo di Quindi non mi quadra, capito, ragazzi, sta cosa. E non lo so, mi sta frullando tante cose. Cioè, perché vedete, cioè, Alex Ferrari sia un uomo morto. Sì. Quindi questo è in anonimo, però da quello che ci ha detto lui potrebbe risalire a quelli che, che l'hanno scaricato, capito? Quindi qua dobbiamo approfondire, raga. Io qua ci voglio buttare un attimo, voglio un attimo vedere. 631. Sì. 1602. Tutto a posto, 16, giusto, come stai tu? 02. Sì. Ciao Angie, buonanotte, okay. Buonanotte. Perfetto. Questo posso continuare? Aspetta, aspetta, aspetta un secondo. Sì. Ok, segnato? Sì, sì. Perfetto, ora mettici. Dove è avvenuto il fatto? Buonanotte, Angie, grazie anche a te, caro. Dove è avvenuto? Perché era a piedi pure. Sull'autostrada 8, altezza 31 era, 31 mi pare. 21. Come? Ok. In qualità 30, di ostaggio? 31. In qualità di ostaggio. Quindi adesso ci dobbiamo raccontare informazioni in qualità di che era ostaggio. Dove è stato catturato? Civico? Il civico, aspetti. Ah, è 30, all'inizio, 30. All'inizio deve essere stato catturato. All'inizio, aspetta, era. Ah, se lo ricorda lei? Mi sa che era il 391. Il 3030. 3030. 3030. Dove è stato catturato? Dove è stato fermato, sì. Lì dove è stato catturato proprio dalle persone. Ah, dalle persone, dice. Ok, aspetti. Sì, sì, sì. Dalle persone. Dove c'è l'agenzia immobiliare, sotto il ponte. Allora, è 399, allora, aspetto, il civico. 399, sì. Okay. Il luogo dove è stato catturato, 399. Dove è stato ritrovato è quello lì dove invece... Al 30.030. 30.030. Ok, perfetto. Dove è stato messo in stato di fermo. Ok. User left your channel. Ok. Adesso fai... Puoi fare che gli facciamo una domanda e lui risponde o lui ci dà delle sue dichiarazioni, quindi è come volete voi. Alex, come preferisce? Ovviamente, ovviamente bisogna mettere a verbale. Domande? Ok, però... noi facciamo le domande e metti a verbale, Libè. Vabbè. Oh, grande Jacopo, hai scattato l'emoticon, ma sei un pazzo. Ti piace, è bello? Quando vuole. Allora, signor Ferrari, quindi stavo dicendo, ma... perché lei si trovava lì, stava camminando a piedi in quella zona? La zona, quindi il civico dove è stato catturato. Dove è stato catturato, sì. Ah, perché stava andando verso l'ACI. Un saluto ai vigili del fuoco. Ma, scusi, ma lei c'aveva l'auto e mi stava dicendo che l'auto, voleva andare a vedere se l'auto era pronta, giusto, all'ACI. Sì, stava andando a farla riparare. E perché quando l'abbiamo fermata in autostrada lei mi ha detto tutt'altro, che stava andando a riprendere la sua auto a piedi da lì, no, da lì dal fermo, da dove l'abbiamo ritrovata. Lei mi ha detto testuali parole: sto andando a piedi perché devo andare a prendere la mia auto. Cioè, no. da dove la voleva andare a prendere? Se l'ACI è tutta l'altra parte della città, mi scusi. Aspetta, ma quando ero a nord della città, dove l'abbiamo fermata noi? Ah, io stavo tornando in città a piedi, stavo tornando in città, sì. Dopo che quei tizi l'avevano scaricata, giusto? Sì. E si ricorda in zona... si ricorda come erano vestiti, che accento avevano, come parlavano? No, come erano vestiti no, però ricordo l'accento.
com'era? Ci dica intanto quanti soggetti erano, numero? Tre. Tre soggetti. Ok, accento di tutte e tre, uguale? Allora, due ce l'avevano in milanese e uno okay. ce l'aveva napoletano. Che come ti penso l'hanno scaricato? Perfetto, metti a verbale, due, sì, sì, due sì. Milanesi e uno napoletano. Non so che no, lo so, vediamo. Avanti, per la Duomo. Auto? Sono due moto con due persone a bordo. Okay. Audi come okay, SUV, niente, potete venire Passion qua Wagon. Al garage centrale. Era un'auto sportiva. Arriviamo. Scusi, Audi sportiva auto... con portabagagli. Con portabagagli sopra il tetto, giusto? Sì. Allora sarà Tutto stata fuori. Una station wagon, giusto? Familiare, potrebbe. Lunga. Sì, lunga, lunga. Lunga, non alta, dico SUV. No, no, era bassina e lunga. Ok, quindi ho una 4 o una 6. Vediamo video al centrale. Mm-hmm. Ok, nero. Arriviamo. Colore arriviamo. Nero, metti nero. Siamo al 380. Prevenzione, riesci ad avvicinarti okay. anche voi? Non ha visto il numero di targa, vero? Iniziale. Ciao gaming, buonasera, buonasera, buonasera. Ah, graffiato. E quindi mi dica, signor Ferrari. Prevenzione dalla Duomo, avvicinarvi. E come mai? Ovviamente è stato preso. Cazzo, porca troia. È stato preso con la forza, cioè cosa gli hanno detto? Allora, io stavo correndo verso l'ACI, sono scesi loro dall'alto, mi hanno puntato. Quindi lei si stava recando okay. all'ACI? Sì. Quindi... Aveva la sua macchina, dico, la sua macchina ce l'aveva? No, in quel momento no. Era a piedi, quindi? Lei era a piedi all'ACI, questo, non sto capendo questo, no. Lei era a piedi all'ACI. Stavo andando all'ACI. No, no, stavo andando a piedi all'ACI, giusto? Sì. Capito. E la macchina? Lo so la che macchina mi fatto. È rotta. Non la potevo ah, usare. Okay. Quindi stava andando all'ACI per cosa? Per farla riparare. Ma scusa, non è stato rapinato okay, la sua macchina era all'interno dell'ACI. Ma infatti giusto? non sto capendo niente. Tanto, questo, quindi stava sta dicendo a un po' tutt'altro. A che scusami. Punto era? Sarebbe a che punto? No, 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 aspetta. Per ritirarla. No, noi abbiamo sì. detto che lui stava andando a piedi davanti all'agenzia per andare all'ACI. Al negozio siamo dentro all'ACI che subito viene puntato da questi tre soggetti. No, no. Cioè, mi hanno puntato sotto il ponte dell'agenzia immobiliare. Scusi, e lei sotto il ponte come ci è finito? Io prima ero al garage centrale. Ah, quindi lei non c'è arrivato all'ACI, mi scusi. No, non c'è arrivato. Ah, ok, lei non c'è arrivato. Lei praticamente abbiamo fatto un po' di interventi. È partito da quel stiamo civico, facendo stava andando a delle piedi, domande a questo. Che stava andando a piedi, diciamo, l'ha affiancata questa macchina. Sì. Ma quindi, oh, okay. Quindi lei è stato preso come ostaggio, giusto? Poi. Sì. Ma è stato bendato oppure no? No. Ah, non è stato bendato. Okay. Però loro erano mascherati. Ok, quindi non è stato bendato. Ma che maschere avevano al volto, se sa riconoscere? Non me le ricordo, non ci ho fatto caso. Sì, tanto quelle le cambia, non è un problema. Vabbè. E quindi... Vabbè, comunque. È stato preso, è stato portato in macchina con loro, giusto? Sì. Con la forza. Sì. Quindi poi è arrivato lì al negozietto, giusto? Cosa sì. le hanno detto intanto nel tragitto? Allora mi hanno detto di non dir nulla. Il server fa 20, 30 player, ragazzi. Fa il numero giusto per fare RP. Che dovevo noi non vogliamo bene, che dovevo non vogliamo mille player, noi vogliamo gente seria che sa giocare, appunto, ragazzi. Questo vogliamo. E poi basta. Che armi portavano? Una pistola. C'erano tre pistole. Ah, tre pistole. Tre pistole, ok. Metti a verbale anche questo. Non avevano fucili mitragliatori? No. Solo pistole? Sì. E per caso ha sentito qualcosa che gli è scappato? Qualche parola loro? Oppure sono sempre rimasti con lei in presenza sua molto, molto silenziosi? No, non ho detto nulla. Scusi, vabbè, io, comunque lei io... è andato lì, siete andati là. Una domanda, non mi spiego però, scusatemi. Se lei è stato preso per essere usato come ostaggio, poi la rapina in qualche modo, non lo so, hanno deciso di non farla più, sono scappati, tra virgolette, perché lei l'hanno lasciata lì senza, che ne so, averla bendata, averla tenuto tipo legato, cioè non lo so, lasciarla così libera per raccontare i fatti loro, scusi. Io questa cosa non capisco. Buonasera, caro. Non lo so io. No, comunque la rapina l'hanno fatta. Hanno preso tutti i soldi. Ma tutti i soldi no, perché io ho con me la valigetta del...
che è stata rinvenuta dentro al negozio con delle impronte digitali, ma quella è un'altra cosa, poi se ne occuperà la scientifica. Ma le sto dicendo, cioè, perché una volta fatto lei è stato lasciato così dove comunque poteva raccontare tutto quello che è successo? Non lo so. Vabbè, si sono fidati sicuramente. Ma io non lo so, io questa cosa Sì, si sono non mi fidati. Ma lei riesco a non ha paura, spiegare. dico. Cioè, Vabbè, è un cittadino che non mi riesco a spiegare giustamente sta cosa, fa. raga. C'ha troppi dettagli, cioè, non lo Non so. si Ciao, mette paura, lei capro. non si mette paura, quindi sta denunciando il fatto, giusto? Giusto. Sì. Lei fa molto onore per questo, signor Alex. Preso, cioè, molto probabilmente verranno a cercarmi, e questa è la cosa che mi preoccupa. E qua ce la possiamo giocare a nostro Questo vantaggio, è però. sicuro. Vabbè, ma non si preoccupi, lei adesso pensiamo a questa cosa. Qua Allora, ci possiamo giocare a torniamo a nostro noi. vantaggio, Lei è stato ragazzi, però. portato dentro al negozio, ok? Sì. Quindi siete entrati tutti e quattro. Sì. User joined your Ok, l'hanno fatto channel. Ma io inginocchiare, vedo così tanta l'hanno detto. gente nel server, Sì, come mi hanno solamente detto di 20-30. inginocchiarmi con le mani in alto. Aspetta, non capisco Perfetto, lei quanti l'ha fatto e poi. costi riferisci, ma io vedo tanta gente nel server. Poi hanno rapinato il negozio. E Ah, tu dici nel poi Discord vedi tanta gente. cioè, mi hanno Perché noi fatto qua facciamo girare, una sono entrato in selezione, Matteo. auto Non tutti e sono idonei sono per poter andato via giocare con nuovo noi, in ragazzi. velocità. Perché noi stiamo cercando di portare l'RP reale. Infatti, vedete, usiamo tutti i termini reali. Ok, quindi Stiamo loro cercando di fare hanno finito RP di come si fare il faceva una tuffone di volta. E quindi loro, hanno preso i facciamo una soldi che dovevano selezione prendere, al eccetera, l'hanno server. ricaricato Ecco in perché ti dico, macchina. abbiamo le Sì. persone E poche ma sono giuste andati a per poter nord. fare RP come ci Sì. piace a noi per divertirci. Perfetto. Non Sono vogliamo andati né a nord problemi e né lì gente che trolla né gente niente. Ecco perché ti sto dicendo così. Nel Discord sì, abbiamo tante al persone, ma molo? Sì. facciamo una Ok, selezione metti il comunque per civico far lì, entrare le dov'è persone. Una il suo selezione molto nome? ferrea. Dimmi, Cercando. Antonio. Vedo di Come si attenzione nella chiamava? cosa in questi posti. Aspetta, non ho capito tanto che lui si chiamava chi? Al molo quello che ci spiaggia? Sì. Ma scusi, signor Alex, ma per Ok. caso ha sentito un nome di questi tre soggetti, per caso? No, nulla. Cioè, loro come si chiamavano tra di loro? Non ha sentito nessuno come. Non si chiamavano, cioè non usavano nessun nome. Usavano tipo dei numeri o dei numeri fittizi? No, nemmeno. Ma Ah, sicuramente non si ok. chiamavano per non No, farci no, vabbè, nulla. sai com'è, certe volte può scappare, capito? Uno sentendo un Non nome penso. può. Difficile, difficile. Può Cioè si succedere. chiamavano tipo Comunque, bro, si chiamavano. ah, bro, bro, fra, vabbè. ok. Allora, al molo, Brofra, bofra. perfetto. Civico, l'hai segnato? 312. Ok, perfetto. Perfetto. Dal molo cosa è successo? Mi hanno preso sempre come ostaggio e da lì mi hanno spiegato che cosa dovevo fare e Ma perché cosa sempre non lei? dovevo Perché fare. Cosa doveva fare? sempre lei Allora, mi hanno l'ostaggio? detto che dovevo, entro sabato, dovevo fare 200.000 euro da dare a Ok. loro Ciao, Boce, e buonanotte, di caro. rapinare auto e negozietti. Se Fed dice noi, non mi metto. Ok, e poi Sì, doveva dare Antonio, questi potremmo soldi a farlo. loro? Sì. In che modo? Incontrandoli, mi hanno detto che prima o poi cioè, mi avrebbero trovato. Sta cosa possiamo giocare, però. Sta cosa possiamo provare a Ok. verificare. Sì, però non mi torna come mai nel giornalino è stato scritto sei Esatto, morto quando non potevano esatto, sapere niente. esatto. Esatto. Forse l'hanno vista che stava parlando con noi? Da dove l'hanno visto? Scusa. Da Non saprei. dove l'hanno visto? Se non c'era nessuno nelle vicinanze. Da nessuna parte perché non ci hanno visto neanche entrare, quindi. Infatti, Appunto, quindi quindi è un boh, sta cosa del po'. giornalino Vabbè, non mi comunque. torna, Appunto, è quello che io mi stavo chiedendo pure io. Quindi Vabbè, allora. praticamente loro, cioè loro usano lei come per fare il lavoro sporco, tra virgolette, giusto? Sì. Scusi, ma signor Alex, come c'è finito in mezzo a questi qua? Mi scusi. Non lo so io, cioè io Vabbè, per volevo caso, l'hanno solamente visto per caso. riparare la mia auto. Esatto. Aspetta, finiamo un attimo, vice, aspetta un secondo. Sì, va bene, Ok, quindi gli hanno detto, lei deve fare sti tot di soldi entro quanto? va bene. Entro sabato. Entro sabato. Ok, l'avrebbero Quant'è ricontattata l'importo? loro. Come? L'importo? Questo importo di quanto? Ah, 200.000. Ciao Gabbro, no, qua la polizia locale non 200.000. c'è ancora perché ancora Sì. deve ancora essere messe tante Entro fazioni, quando ha però, detto? però Scusi, in entro futuro arriverà sabato, anche qui la ok. locale di Ma Milano le hanno proprio. detto come la troviamo, eccetera. No, mi hanno detto che prima o poi mi avrebbero trovato.
Vuol dire che c'hanno qualcuno che la osserva. O qualche informatore, sicuramente. Vabbè, adesso vediamo se è vera sta cosa. Adesso lei ha voglia di collaborare con noi, sì? Ok, Sì, certo. quindi. poi cosa le hanno detto? Oltre a questo, dei soldi che lei deve fare, quindi rapine, eccetera, eccetera. Cioè, vabbè, i soldi ovviamente li diamo noi nel caso, non è che deve fare le rapine, li diamo noi qua. Bah, non mi hanno detto nient'altro, solo questo. Vabbè, noi, lo Stato. Io. Sì, noi nel senso lo Quindi non Stato, conosciamo insomma. il nome del primo. Non lo so, Antonio, è un po' difficile, però. Non lo Ma so. poi cosa hanno detto di fare? Questo poi basta? Sì, solo questo. E poi effettuare furti di veicolo. Vabbè, Furti di questo per fare veicolo. soldi. Vabbè, Sì. l'importo di quant'è? L'hai segnato, Libè? 200.000. 200.000, 200.000. Vabbè, Mamma mia. 200.000. Poi lei come Alex. li prenda o meno sti 200.000, allora mi frega niente. Ma gli è stato dato un numero da contattare, un posto da dove recarsi con la somma? Oppure gli è stato detto che la contatteranno loro? Non mi hanno detto che prima o poi mi troveranno. Ah, quindi solo quello gli hanno detto praticamente. Sì. Ma allora hanno preso il suo numero di telefono o qualcosa? No. Va bene, ok. Poi finiamo la lista degli eventi. Finito quello, le hanno detto al molo cosa doveva fare, poi? Ah no, però c'è un'altra cosa. Che in pratica mi Ah, hanno sì, giusto, si fa fatto. Cioè, RP, mi sì. hanno Cioè, chiesto che lavoro facessi. E che ci fai io ho con un risposto che server che ho ha del bando per 2000 entrare nei persone, però carabinieri. solo 10 persone sanno fare Allora hanno RP? deciso di farmi Sì, ci vuole tanta utenza, sì, di c'è farmi molta utenza, ma ripetere se poi delle non ti cose diverti, fanno RP che non. illegali, così RP da dirlo a voi normale, per no. non Qua farmi invece entrare nei cerchiamo di fare un carabinieri. RP serio dove ci proviamo a giocare, divertirsi Che anche noi in senso? Non ho primis, capito. e facciamo una Cioè, selezione per forse si è giocare, capito? confuso. Che cosa, scusa? Mi hanno detto, loro hanno iniziato a registrare con un dispositivo e mi hanno obbligato a ripetere delle cose del tipo che ho preso la marijuana, che l'ho processata, robe così, per non Ah, farmi entrare. quindi per. Ah, ho capito, ho Capito, capito. capito. Quindi come sorta di ricatto. Sì, Ah, ho esatto. capito. Quindi, vabbè. Ma lei ha fatto il bando per i carabinieri? Eh sì. Quando l'ha fatto? Oggi. Come si chiama nell'applicativo lei? Alex Ferrari. Alex Ah, Ferrari, capito. sempre così. No, Alex Ferrari, no, no. Alex Ferrari è il mio nome e cognome. ok. Sì, No, no, ok. nell'applicativo, diciamo. Jessica. Ah, ok, ho Ah, capito, ho capito. ok. Era solo per capire perché sto guardando i bandi qua. Vabbè, ma quello non si Ok. preoccupi, nel senso se lei. Se lei non c'entra in questo fatto, cioè non è che noi stiamo a vedere i video che le hanno fatto, cioè non ho capito, vabbè, sta roba di sti criminaloni, vabbè. Comunque, vabbè, una volta fatto quello, e fatto sto video, poi. Mi hanno lasciato e loro se ne sono andati. Dove l'hanno lasciata? Sempre al molo. Sempre al Ok, dal molo. molo loro se ne sono andati, lei cosa ha fatto? Io dal molo Possiamo fare belle sono risalito indagini sotto e mi sono copertura fatto o di correre tutta la borghese costa o da piedi fatta per bene, tornare in ragazzi. città. Già mi sta venendo Quindi stavo l'idea a me. andando verso la città. Poi Sì. Possiamo fare una cosa molto bella, possiamo dopo cosa è andare al successo? molo e Mi avete vedere cosa fermato voi succede. e abbiamo incominciato a parlare. Va bene, lì si chiude il cerchio, a Quindi posto. più delle volte il molo, quindi l'hanno scaricata lì, cioè l'hanno lasciata Sì. lì. Sì. E lì si Va bene, chiude il va cerchio, a bene. posto. Interessante, quindi Scusate, scusami. dimmi, vai. Hanno fatto questo video e poi dopo che è successo, mi sono perso. Dopo mi hanno lasciato e sono andato Pronto? via dal mondo. È andato? Sono andato Paolo, in dimmi. autostrada. Dal molo? Sì. E come c'era dal molo, scusi? Dal molo all'autostrada. Ho percorso un sentierino che mi ha riportato in autostrada. Un sentierino? Sì. E quanto è grande sto sentiero? Non molto. Cioè, non era molto grande. Va bene. Ispetto, c'è tutto, sì? Hai preso tutto, sì? Ah? Sì, si è Boh, ti preso facciamo qualche foto pure di tutto. Già segnalazione. l'ho fatta. Ah, già le hai fatte le Col telefonino perché qua non funzionava. foto. Ah, non funziona? Non Vabbè. Ok, territoriale Non ha funziona. concluso il
controllo, ci dirigiamo. Vabbè, signor Alex, i documenti le sono stati ridati. Mo aspettiamo l'ispettore che finisce a fare il verbale. Ovviamente tutto quello che ha detto è stato messo a verbale. Sarà fatta una denuncia, ovviamente contro ignoti, perché non sappiamo chi sono queste persone. Però in comando del cambio veicolo. Lei, se vuole offrirsi per darci opportunità di incastrare queste persone, ce la faccio sapere. Sì, sì, certo. Visto che abbiamo l'opportunità, essendo che sono loro a contattarla, quindi potremmo giocarla a nostro favore. Che, okay. Che ne dice, ispettore, secondo lei? Giusto, giusto, condivido. Se si può fare qualcosa per ciuffare questi, esatto, questi malviventi, esatto. Sì, sì. Quindi, signor Alex, se ci fa sapere... È 31. Sì, se ci fa sapere quando vuole per incastrare questi soggetti... Ma per me anche ora. Perché cioè, abbiamo un'ottima opportunità per vedere chi sono queste persone. Esatto. Allora, lei adesso gli facciamo avere questi soldi qua tramite lo Stato. E faremo un bonifico oppure un assegno, no? Questo che diciamo in questi casi. E okay. Vediamo come... Anzi, complimenti che lei ha denunciato il fatto che si sta, insomma, mettendo così allo scoperto. Esatto, perché non tutti lo fanno. Non si preoccupi che lo Stato vince sempre su queste cose, va bene? Sì. Quindi detto ciò, adesso abbiamo tutti i contatti, no, del signore qui? Sì, sì. Ok, allora dobbiamo trovare il modo di dargli questi soldi. Chi è che mi sta scrivendo? E poi dopo però lui ci deve dare la certezza che quando ha il contatto, chiaramente non glieli diamo, non è che gli diamo ora. Lui mi dirà: guarda, mi hanno contattato di qua di là, tu ovviamente gli dirai: guarda, gli va dare il tempo di andare a prenderli a casa e arrivo. In realtà li diamo noi e poi dopo... Ovviamente chi gli darà i soldi saremo in borghese, ovviamente non lo faremo con le divise e con l'auto della polizia, ovviamente faremo una cosa che non daremo nell'occhio. E noi un'altra cosa che vorremmo sapere è il civico, dove sarà la consegna. Scioglie le colleghie sul 94. Perché restituisco il documento. Fai una cosa, prendi il numero di telefono, segnati il numero di telefono di... Sì, già l'ho segnato prima. Segnatelo sul tuo telefono, perché se almeno lui appena ha il contatto ti chiama subito, capito? Esatto. Ok. Ce l'ha il numero di telefono dell'ispettore? Perfetto. Le mando un messaggio. Ovviamente no, non registri ispettore di polizia, perché se le controllano il telefono è un po'... No, ma tanto questi telefoni qua che abbiamo noi sono solo di servizio, non sono i nostri. No, ma io per lui lo dico, perché se vedono il numero a lui di telefono, certo. Capito? Si possono insospettire, capito? Che cazzo c'è il numero di telefono di ispettore di polizia? User joined your channel. Va bene. 3-1. User left your channel. Perfetto. Segnato? Non ho un puntino, così non lasciamo tracce. Bravo. Lasciamo tracce. Che ripeto, i nostri numeri di telefono non sono personali questi qui, quindi non ce ne frega niente. Questi sono quelli di servizio. Sì, quelli di servizio, però. Com'è. Sì. Vediamo. Tazzurelle di caffè. Hai fame? C'è nulla? No, c'è un po' di sete, un po' fame. Una bottiglietta d'acqua, però. Sai com'è? Chi è che sta? Che sei guardato il mondo? Vabbè, dai, andiamo fuori a posto, dai. Ok, andiamo, signor Alex, a posto. Venga. Chi è che si è ingollato il mondo là fuori? 974, pattuglia autostrada 8. Non lo so, raga, mo quello parla un attimo con Marco, perché... Ma io non capisco che la radio non mi... Vabbè. Signor Alex, arrivederci. Signor Alex, arrivederci.
Ah, ecco perché mi si è chiuso il TeamSpeak. Catrota. Cazzo, in speak sempre mi si chiude. Che ne hanno switched? Oh. Eh sì. Va Aspetta, raga. bene, signora, allora lei c'ha il numero di telefono, qualsiasi cosa, appena arriva ci contatti immediatamente. Ha il numero ministeriale, quello del 113, però c'ha anche quello dell'ispettore, capito? Sì. Ok, qualora avvenisse lo scambio, eccetera, eccetera, ci sentiamo immediatamente, ok? Ok. E una volta fatto quello, poi decidiamo l'intervento, va bene? Va bene. No, grazie Ok, arrivederci, signor mille. Alex. Ok, arrivederci. Questo viene un attimo. Grazie. Questo, senti. Sto Ehi, fatto. Qua ci possiamo giocare. Qua possiamo prenderli per volta per tutte. Se ce la giochiamo bene. vediamo se sono intelligenti. Sono intelligenti e hanno visto che questo qua. No, perché non mi A parte che convincevo dubito che intanto. abbiano visto Ma che infatti veniva questa cosa dall'Afghanistan. non lo so Difficile. dove l'hanno visto, però detto questo, se ce la giochiamo bene, secondo me Sono appena fermato li possiamo prendere. con l'arma al garage centrale. Sì, se ce la giochiamo bene, User facciamo left una your channel. bella restina. Va bene, andiamo, Chiedo. andiamo. User joined your Sì, channel. andiamo, andiamo. Sono di Bari, Martinez, i due del User bar left your sono channel. e User altri joined due your channel. soggetti. Successo con le pistole. Ah, una bella copertina, va. Comunque mi diceva Serpico lì in Sì, che centrale. Andiamo un attimo in successo? centrale, Va bene. raga. Poi dopo mandamelo libero. Sì, devo. Vuole portare lei? È uguale, porta lei. Porto io, va. Mi diceva Paolo che praticamente con l'ambulanza hanno fatto casino, insomma non ho User capito left adesso your channel. niente. Sì? User Addirittura. joined your channel. User left your channel. User joined your channel. User left your user joined your channel. Al garage centrale. Sì, andiamo al garage centrale, andiamo. User left your channel. User joined your channel. User left your channel. User joined your channel. C'è un po' di movimento. User left your channel. User joined your channel. Vai avanti, Oh, bro, vai, fale vai, vai, vai. pro, fale User pro. left your channel. User Ciao, le joined your pro. channel. User left your channel. User joined your channel. Che è successo? User left your channel. Paolo, Alessandro, ci sono? buonasera. Joined your channel. User left your channel. User joined your Ah, channel. vai, vieni qua, spiegami un attimo qui. User Apri left dietro, your sì, channel. Alebro. User joined your channel. Mamma mia, le prof che User ricordi, left your ah? channel. Quando stavamo. User joined your Passavamo channel. quelle belle serate insieme. Ciao, Dai, signor dai, dai, Mosca. dai, dai, che poi Che è tornerà, mo successo tornerà. qui? È successo? Ecco, ne spiega User il left your collega. channel. Vabbè, è Dica, dica. successo che User insomma joined your noi, channel. vabbè, uomini in servizio. Poi abbiamo visto che c'era una delle vostre pattuglie qui con i carabinieri e siccome User left your c'erano channel. molte persone abbiamo pensato che magari poteva servire aiuto e quindi siamo arrivati qui, siamo Posto a entrati posto, nel me lo scordo parcheggio, sempre. abbiamo visto che non c'era necessità di cure medici. Quindi abbiamo fermato un attimo l'ambulanza e il mio collega mi ha detto, già che siamo qui, ti faccio un attimo vedere la macchina nuova e quindi come l'ha tirata fuori dal garage, praticamente voleva giusto un attimo farmi sentire il motore, quindi mi ha spiegato che lui ha premuto il freno
Iniziamo Ciao, leggermente, cara Gri, ma come pur stai? Come leggermente l'acceleratore. Tu com'è? Purtroppo o il freno o l'acceleratore, non so quale dei due cos'è andato storto, dunque, la macchina è partita e è andata a sbattere contro la volante. Ok. Ma qual è la macchina che è partita? Quella lì che quella che sta sopra? Questa Giulia blu qui? Sì, certo, Daniele. Esattamente. Ma quella Giulia lì di chi è? È mia, mia. È sua del collega qui. Sì, la nostra pattuglia già è lì. Giulia. Ma non vedo niente di ricco. La nostra macchina è arrivata in centro carreggiata. No, dico, cioè portate una divisa, portate un'ambulanza e tirate fuori una macchina vostra. Sì, ma era giustamente per far vedere al collega che auto avevo. Non è che andavo in giro con l'auto, assolutamente. Sì, ho capito, va bene. Dimmi sempre. Cioè, dice, venga. Ma infatti ci dispiace che sia successo tutto questo. Glielo poteva far vedere un'altra situazione. Dimmi. Praticamente noi eravamo fermi con i colleghi dell'arma lì fuori. Ok. Qua, stavate qua. Stavate qua? L'uomo ha stato fatto. Serpi, che non ti sento, mi senti tu? Sì, la nostra macchina era qua praticamente. Ok. Subito dopo il dosso, dalla botta e finita lì dove c'è la riga gialla in mezzo alle due corsie. Bella botta. Bella botta, sì. L'uomo è 74 a San Siro. Ma voi che stavate a fare qua, Serpico? Eravamo in supporto, non sveglio, i carabinieri che hanno fermato quattro soggetti, quelli che erano fermi al semaforo quando siete arrivati qua adesso. Quelli che stavano là. Esatto. Ah, ok. Ma erano di Bari e quello del Piccolo e altri due. Noi siamo a stessa opera. Ciro, ciao caro! Petra capo, è stata secca. Per fortuna non erano davanti alle auto, sennò facevano carambola. In più hanno la macchina, ha toccato uno di quei quattro soggetti che stavamo identificando. Ho capito. Vabbè, l'importante è che non vi siete fatti male, mo chiediamo spiegazioni ai medici e vediamo un po' che dicono. Forse i medici non dovrebbero, se non fare... Cioè, secondo me sembra così. Vabbè, andiamo a vedere. Quindi i medici hanno preso una macchina a loro di proprietà e hanno dato una botta. Oh, grande, ciao Cirux, com'è? Ah, ecco dove era. Sì, sono andato a parlare con Serpico, mi stava spiegando un po' quello che era successo. Sì, no, apposta. Perché la macchina, la botta l'ha presa, noi avevamo la macchina lì al dosso, dalla botta è arrivata in mezzo alle righe gialle che dividono i sensi di marcia. Una bella botta gli hanno dato. Una bella botta. E la macchina adesso sta parcheggiata lì. Sì, ho capito. Non ho capito, lei chi è? Posteriore sta Antonio. Non ho capito, venga qui, non ho capito niente. Chi è lei, mi scusi? Antonio Ringo. E che fa qui? Ero qui quando è successo lui. Ah, lei ha visto quello che è successo? Sì. Ok. Perfetto, va bene. Era giusto per vedere chi era, visto che stava qui. No, sono rivendo su dove andare. Ah, ok. Va bene. Vabbè, buon lavoro. Buona giornata. Avete fermato quella lì e stavate facendo il controllo? Sì. Ok, nel frattempo è successo tutto. Esatto, nel frattempo sono arrivati loro con l'ambulanza e in più la macchina è andata addosso a uno di quei quattro soggetti lì. Ciao Stefano, come stai caro? Buonasera. Non è che però che non si è fatto male nessuno, infatti io ho detto finché sono le macchine. Noi a uno di quei quattro che avevamo fermato che si lamentava gli abbiamo detto nel caso poteva fare la denuncia. Sì, volendo sì. Tutto bene. Ok. Va bene, riprendiamo il pattugliamento. Sì, sì, sì.
Andate, sì, andate. Sì, certo. Grazie. Tutto a posto, okay, Stefano. Dopo, dai. A dopo. Buon servizio. Quindi, come siamo combinati qui? Sì, però un po' più di serietà. Perché? Anto, perché? C'è la Duomo e la San Siro? Perché? Perché mi sono fumato la sigaretta. Duomo e San Siro, c'è, che mi sono fumato la sigaretta. Sì, sì. Ciao Duomo, Giovanni, grazie per il benvenuto. E 74. E 74. Va bene. Ah, resti medici, vabbè, i medici, ragazzi. Allora, dobbiamo andare in centrale. No, 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 perché? Dobbiamo andare in centrale, no? Ho capito prima se stavamo andando in centrale. No, no, normale pattugliamento. Ok. Beh, vabbè, i medici, boh, ragazzi, ogni tanto può succedere a tutti, può succedere, può succedere. Quella presa la macchina, un attimo, un po' ha dato una botta, può succedere, dai. Mo non li facciamo, mo non li buttiamo la croce addosso. E ci sono. Cioè, mo non li buttiamo la croce addosso a sti medici. Mi senti, bro? Eccolo qua. Mi senti? Cioè, come stavo dicendo, non li buttiamo la croce addosso a sti medici, può capitare, dai, una bottarella ci può Ma stare. No, certo. Sì che è stata una bella botta forte, però diciamo che può capitare a tutti. Buonasera, Angelica, buonasera. Certo che mi ricordo di controller. Certo che mi ricordo di Italia Flatland. Ragazzi, sono server dove comunque io e Marco abbiamo giocato. Madonna. Serpico, Serpico, sì. Si è visto sulla Madonna, sulla Madonnina. Si è visto là sopra, si è visto. Ah, Francesco Pugliesi era da Marco. Bravo, è venuto da me. Bravo, Francesco Pugliesi, vedi. No, devi venire da me. Ok, allora banno Francesco Pugliesi. Bannato Francesco Cambia Pugliesi. Cambia auto. Ti ricordi la nonna su Switch? Come no, Angelo, me lo ricordo, come no, come no. Ci siamo passati tantissimo tempo su quel server. Dove? Su Italy. Ah, sì. Francesco Pugliesi, ti banna, che vogliamo fare? Ha detto così. Vediamo se faccio funzionare il controller una volta per tutte. Ma devo portare io, vedo che ti sto prendendo di mano. Lo porta io. Aspetta, aspetta. Vediamo un po'. Io a questo quest'ora qua, ragazzi, a questo qua, quando lo guardo mi fa Madonna! E quando lo guardo fa Madonna, vedi? Di la verità, stasera si è divertito. Sì. Però quando sto con questo pelato qua li voglio troppo bene, sto bene. È vero, bro. Anch'io, bro. Però quando lo vedo mi prude la mano, questo non lo so, ma a tutti, ma a tutte e due questa cosa. Sai che diceva la Duomo? Non lo so. Duomo, ripetere nota? Duomo è ferma per pulizia del veicolo al 126. Ok, ricevuto. Noi siamo la Tango, che siamo, no? Tango, sì. Sì, sempre Tango. Tango. Andiamo alla San Siro, la Duomo e la 74. Senti un po' la 74 dov'è? 74, qui Tango. Avanti. Trocati, posizione. Ci stiamo portando presto. Ok, ricevuto. Civici? Vicino al Duomo. San Siro, qui Tango, posizione. 579. Ricevuto. Hai letto il giornalino? Sì, sì, ho letto. Qua sta succede. Dalla Duomo, avete letto il giornalino? Sì, Duomo, abbiamo letto. Purtroppo sono le conseguenze del nostro lavoro qua. Purtroppo sì. O no, Marco? Abbiamo smosso le acque. Abbiamo smosso le acque. Tanto vedo dopo ti infettano, lo possono sapere. Io andrei a dare un'occhiata a una parte, però. Voglio mandare al molo. Vai, dimmi. E metti il punto. Dai, dammo, ti metto il punto. Ragazzi, se parlate tutti insieme, mitico Fabio. Ragazzi, se parlate tutti non si capisce niente. Ripetere nota. No, ma è Fabio. Ah, è Fabio.
O te lo faccio rileggere, Gambro. Leggi, leggi. Cosa hanno scritto al giornalino? Avete letto? La Tango si porta direzione Molo per un controllo, eh. Bene, Tango, ricevuto. Raga, forse abbiamo sposto la... questo. Questo è l'unico molo che c'è. Mo se tu ne conosci un altro, non lo so. Io l'unico molo è questo. Teniamo gli, teniamo gli occhi aperti. Hanno scritto su giornalino questo qua, ragazzi, guardate. Questo è riferito perché forse abbiamo smosso un po' le acque, signori. Da Duomo al centrale, controllo. Che ha ricevuto Duomo. L'unico Duomo è l'unico. L'unico molo è questo. È per forza qua, bro. Il fatto che qua pure so. È una bella giornata che c'è. Qua è una bella giornata, sì. Comunque il molo può essere è pure sotto il molo, lo sai che pure sotto si cammina? Sì, sì, sì. Certo, Francesco, come no? E se io tiro una bella retromarcia da qua? E ci facciamo un bel bagnetto! Tu vuoi farlo? Facciamo un po' di power game, Chi l'ha detto, Rise? Siete l'astrale, non potete stare in città. Chi l'ha detto? Chi l'ha detto? Sono su abilità ordinaria, posso starci. Comunque qua bisogna venirci ogni tanto a controllare. Che vedi pure sotto si può andare. C'ho molti passaggi qua. Cambi macchina, prendi la Giulia. Ma la Giulia non è stradale, ragazzi. Vorrei prendere la Giulia. Giulia deve avere la volante. Abbiamo anche la Giulia della stradale, ma... a vedere. Però fai una cosa, porta tu mentre che io provo a sistemare il controller qua. Sì. Dopo la faccio vedere, Frangè. Allora. Ciao Deniker. Ciao Cozzolino. Io voglio andare a vedere qua. Hanno scritto questo, guarda. Attento a ciò che fate, le conseguenze si pagano. Io voglio andare a vedere qua. Professore, dica. Guardi che ho fatto una valutazione. Il modo che parlava l'individuo. Beh. Non è questo qua 612. No, è quello là 3018. Quale? Sì, ma anche io immaginavo. A 3018. Ma perché c'è un altro molo? C'è un piccolo molo sulla spiaggia là. E da là gli veniva vicino. Si vede proprio un piccolo molo sulla spiaggia, 3018. Ma l'abbiamo 3018. Segnato Libella, abbiamo segnato lì bene il coso, sì, il verbale. Sì, però io ho chiesto se era 312, lui mi ha risposto di sì. Però è anche vero che lui ha riferito il fatto che si è mosso a piedi. Come fai tu da qua a arrivare là a piedi? No, infatti non è questo il molo, infatti. Quello, il molo che diceva lui, non è questo, infatti. 3018. Ho chiesto se era 3018. 112, e lui mi ha detto di sì. Ma lui non aveva manco guardato, ti ha risposto così. Sì, esatto, non aveva manco guardato. Vabbè, allora facciamo una cosa, noi ci andiamo a dare un'occhiata a sto molo al 3018. Va bene. Perfetto. Ok, d'accordo. Perfetto. Dai, rimaniamo in comunicazione. Andiamo a vedere però sto molo qua. Sì, 3018, sì. Andiamo a vedere sto molo, raga, va. Sono in estra urbana principale, non ci posso andare. Che cosa? Ci puoi andare? No, Mirage mi fa non potete andare con la stradale in città. Chi l'ha detto? Non possiamo andarci. Non è che si chiama stradale, deve essere solo l'autostrada, eh. No, ma poi se facciamo servizio in viabilità ordinaria, facciamo sì, servizio è vero. In città. Ecco, ora siamo in autostrada,
Allora, raga, andiamo a controllare sto molo. Andiamo a controllare sto molo e vediamo un po'. Ho ragazzi. Capito che lo dice la legge, ma lo stai dicendo a me che faccio parte della stradale, dai. Cioè. È quello che farite. Capire, ma che vuol dire? La volante fa una cosa, la strada fa un'altra, ma tutte e due possono stare in città, che stai dicendo? Comunque non mi va il controllo. Come ma come mai? I drive? No, e ogni tanto lo fa. Vabbè, se le porto io non è un problema. Se volevi portare tu, vedi un po' il joystick. Marco è poliziotto. Marco fa una vita reale, fa il poliziotto, ragazzi, quindi diciamo non è che se li inventa le cose, insomma, quindi. 174 e lui che ci sta dando una dritta. Cioè, 174. È lui che ci sta dando le dritte, no, ragazzi, cioè ci sta facendo migliorare a fare le RP in polizia, ragazzi. Sì, ancora una moto per velocità. Grazie. Hanno preso una moto da me. Disgraziati, cos'è? Disgraziati. La stradale solo nel paesino non può andare. Ma dipende in che paesino c'è la stradale, eh. Raga, non vi confondete l'autostrada con la stradale, perché la stradale fa servizio anche nelle città. E fa servizio anche nelle strade statali, signori. Strada ma statale. Può passare anche dalle strade cittadine, non sì, avete sì, mai come vista la strada in città? Sì, sì, come no. Però siamo rimasti senza benzina, bro. No, che sì. Sì. E mo la rabocco io, vieni. 74 dalla Duomo. Fermo qua. Il coso, va. Aia. Quella moto è una moto presa dall'usato. Sono Cristian D'Alessio, credo sia uno di quei quattro che abbiamo fermato prima. Ce l'abbiamo dietro, vieni. Sì. Dalla tanica? Ah. Cioè rimanere senza benzina è il top proprio. Copiato. Chiamiamo Naci, che dici? Sì, era nella postale. Chiama Naci, vai se c'è. Era nella postale Marco, ma poi ha cambiato. Una ruota. Ok, l'ho chiamata, vediamo un po'. Peccato, ragazzi, non è senza benzina, porca miseria. Scusate, scene di nudo. Qui la tango è momentaneamente fuori servizio, abbiamo avuto un piccolo problemino con l'auto. Per ricevuto avete bisogno di ausilio? E niente, mi è crashato un altro TeamSpeak. Ma che ha fatto TeamSpeak stasera? Che? So già tre volte che mi crasha. Forse è un problema fa, mio. Ogni tanto la fa. No, è un problema mio. Così. Niente, è crashato. Un'altra volta. È un problema mio, mi sa. Sì. Ma devo riavviare TeamSpeak. Vediamo un po'. E niente, non mi fa connetto. Assurdo. Che ne sì, ha ok, aspetta. Che mi cambio ogni volta se io faccio apply, scusami. Duomo, mi ricevi? La.
No, comunque nessun ausilio perché abbiamo solo un piccolo problema, ma possiamo gestirlo. Niente. Laci in arrivo? Sì, sta arrivando Laci. Abbandonata, gettata, dico 170 è stata a Cristian D'Alessio. Cristian D'Alessio. Quello con la moto che stava in gara centrale prima. La tastiera sul posto. Messo un boicone a cazzo di fischio, però. Cazzo di fischio. Sì. Senti, Marco, qua mi dice Francesco Pugliesi. Hai mai usato la pistola? No, fortunatamente no. Solo una... Cioè, allora, nel senso, mai usata, nel senso, mai sparato, mai tirata fuori. Solo una volta ho pensato, cazzo, qua, forse la tiro fuori. Ma era proprio una cosa molto al limite. Raizzi, praticamente ciao, abbiamo fermato. Abbiamo fermato uno in auto, una macchina sospetta in autogrill. Ci avevano detto che forse erano armati. Addirittura. E questa... No, buonanotte per chi va, ragazzi. E poi la bomba l'ha intercettata a 1004. Il fatto che c'è una moto talmente agile può andare dappertutto, capito? Sì, sì. Interrogativo, avete bisogno del fiamma? Qual è? Portario. Che mi hai scritto, caro? Non ho capito. Non ho capito, caro. Allora, volendo sì, c'è una moto abbiamo persa intorno a quel civico lì. Se è già in volo, sì. Tra poco, Jacopo, proprio che stacchiamo. Ok, se mi dà l'autorizzazione... Sì, potete procedere. Oh, mamma mia! Mi stava partendo. Ho visto, è partito il posteriore. In preparazione. No, ma io non so che moto era, Giuseppe, ma... Capisco che sia una moto, agile, tutto quello che volete, ma cioè, a quella velocità non lo so io. Cioè, eppure il Volvo cammina, Cioè, noi stavamo a 200 e... 250, quello già non si vedeva più. Mo' te lo faccio vedere, Francia, come no? Te lo faccio vedere. Io ve la faccio una promessa, te lo faccio vedere, non è un problema. L'uomo... Una Duomo si dice, c'è una Duomo. Raizel, perdono, non l'ho letto. Mi potresti riscrivere gentilmente? Mamma mia, che botta! Una frisella. Avrò una frisella. Ah, bro, hai tirato una frisella, bro? Perché mi si è aperto il cancello. Un anno di carcere, Chi è un anno di carcere? Ah, un anno, quanti giorni di... Allora, oh, regà. Qua... Vabbè, aspettiamo dopo, te lo spiego. Buonasera, bro, è stato un piacere. In volo. Ragazzi, saluto a tutti. Alla live di Marco. Ciao, ragazzi. Ci becchiamo presto. Ciao, bro, ti voglio bene. Ragazzi, io vi do la buonanotte perché è mezzanotte. Vado a dormire. E sta a pezzo. Detto ciò, dai, non staccate. Lo so, raga. Domani la rifacciamo la live, tranquillo. Allora, per chi è interessato al server, lo ridico. Basta che cliccate nel... Allora, Raize, ti spiego. Un anno di carcere, allora, qua noi funziona diversamente, perché noi siamo basati un po'... Anche per chi va in carcere, ovviamente, non può stare ore e ore in carcere. Qua non facciamo giorni o settimane, qua il massimo che si dà è 20 minuti, che coincide a mezz'ora di fermo. Quindi mezz'ora sta fermo così a non giocare. È quello il massimo che noi diamo qui nel server. Perché raga, ci siamo messi anche in prospettiva del player che va in carcere. Non può stare giorni, giorni o ore in galera. Se fai proprio un reato incredibile, massimo che ti becchi non più di mezz'ora, capito? Sì, Raiz, non più di mezz'ora.
perché tu devi anche metterti nei panni. Lo so, noi l'abbiamo pensata così perché tu ti devi mettere anche nei panni di quello che va in carcere. Madonna. Madonna, capito? Cioè, non può stare ore e ore così, a un computer avanti e sta così fermo in carcere. Smontati di là, bro. Capito? L'uomo è al garage. Eccomi, bro. Capito, Ryze, Centrale. quella. Siamo al 98, Ci sopra di sono. voi. Ci sei? Sì, saluta tutti, bro. Oh, bravo. Bravo, J. Cook. Grazie, Paro. Grazie, Sì. Michele 7. Bravo, anche tu. Allora. Domani sera sempre il solito orario, ragazzi. Allora, vediamo. Allora, Ryzen, sì, quello che dici sì, però se ti becchi l'ergastolo, il personaggio tuo muore in carcere perché dopo un tot che va in galera c'è l'ergastolo proprio del personaggio perché, capito? Perché funziona così, quindi dopo un po' hai l'ergastolo e quindi che succede? Che succede? Che il tuo personaggio muore, quindi devi iniziare tutto a capo, perdi tutti i soldi, perdi tutti i veicoli, perdi tutto, capito? È vero che mezz'ora è poco, sono d'accordo con te su quello che dici, mezz'ora è poco perché noi l'abbiamo basata, come ti dicevo proprio, per non far annoiare il player, capito? Però dopo un po' ti beccherai l'ergastolo perché sei talmente recidivo sulla cosa che accumuli anni di galera e età del personaggio, tutto è reati e quindi ti becchi l'ergastolo. Quindi l'ergastolo fa sì che il personaggio muore in carcere di vecchiaia. Quindi... Siamo Mo a te posizione lo faccio vedere, Civico Francesco. 170, moto abbandonata. Richiediamo supporto. Pensiero di bordo. Capito. Civico. Civico 170. Bello, eh? Ehi, bro. Madonna. Bro, Madonna. Madonna, ti manganello, eh? Madonna. Madonna! Sto facendo vedere una cosa ai ragazzi qua. Eh Ragazzarti? sì, voglio un nuovo vedere. Oh, smuotati di là. E sono smutato, bro! Ma no. Mai ti banno, bro. Madonna, bro, Madonna, Madonna, Madonna! Oh, finalmente. Hai voluto far vedere la macchina quella lì? A Francesco, sì, poverino. Ah, hai fatto bene. C'è solo questo, per il momento Francesco de Andato avanti, sommossa sì. sì perché è un reparto che ancora non è aperto qui da noi e quindi per il momento abbiamo solo quello, poi quando sarà, ci saranno anche reparto celere, ci sarà e tutto quanto ovviamente. Andiamo a fare le manganellate delle Madonne! Boom! E niente, raga, E e l'ho niente. ucciso con una torcia, no? Con il manganello, una E torciata. niente. Una torcia. Ma sto ragazzo si diverte così. Ma cosa dobbiamo fare? A fine live si diverte così. E facciamolo divertire. Si L'uomo diverte. E è facciamolo sul divertire. fondo del veicolo Facciamolo quattro veicoli. divertire. Comunque, Hai raga, davvero, tentato? buonanotte. Spero che vi siate divertiti. Anche il Pro vi saluta. Ragazzi, Ci vediamo saluto. domani. Ok, potete Vediamo portarlo al domani. comando dei carabinieri, se non ce l'ha. Vabbè, raga, vi saluto pure io. Raga, è stato bello, veramente. Raga, fatemi uscire da sta radio perché Chiama 98, fa rientro oggi mi in sono un comando. attimo. Vabbè, raga, mi sta più di mano, mi sta più di mano tutto. Ora 98, fa rientro. Allora, ragazzi, vabbè, a Marco ogni tanto ci divertiamo così. Ragazzi, saluto a tutti, grazie a Marco e a tutti quanti, raga, anche ai miei moderatori che un poco preavviso sono venuti in live e così. Grazie a tutti, ragazzi, che hanno supportato con i bits e chi si è iscritto, ragazzi, chi è rimasto con me fino adesso, che comunque è mezzanotte, quindi domani c'è scuola, chi va a lavorare, chi c'è scuola, quindi che è rimasto con me a farsi due risate, due chiacchiere qui in chat. Raga, noi ci becchiamo nelle prossime live, mi raccomando, tanti video nuovi, ragazzi, in uscita anche su YouTube, nuove serie, soprattutto, e anche continuiamo le serie, quindi andate a spippolare sotto in descrizione. Venite a trovare sulla Vera Milano, in descrizione il link, raga, è gratuito, non vi costa nulla. E noi, raga, buonanotte a tutti, forza Pescara sempre, Giuseppe. Forza Inter soprattutto, ragazzi. Detto questo, ragazzi, noi ci becchiamo nei prossimi live. A tutti, buona serata e buonanotte, ragazzi. Ciao ciao.